State per ascoltando una nuova puntata di Radio Gay dai 2. Per ogni mondo LGBT, quiveri, frocioni, drag e free free. Marco, Andrea, Boncri e Mattia vorrebbero che voi ascolta la prossima ora e metà insieme. Or dunque state mettendo comodi voi e state aspettando, noi stiamo per cominciando, oh yeah. Benvenuti ad una nuova puntata di Gay Day 2, siamo su Border Radio e come potete ben sentire questa sera è il vostro Boncri a parlare. Sì, perché questa sera conduco io, vero Marco? Sì, conduci tu. Questa l'hai già detto, guarda. Hai già detto troppo. No, vabbè, dobbiamo dire ai nostri radioascoltatori che questa sera conduco io perché ho vinto una scommessa. È vero. Vuoi raccontare in breve qual è la scommessa? Sì, la scommessa era che non sarei, insomma, se fossi mai diventato PR del Quiver, avrei lasciato la conduzione di una puntata a Boncri. E avviene anche in un momento particolare perché è proprio oggi che noi festeggiamo i 2 anni di due, quindi chi meglio di te. Ed è per questo che tu sei qui stasera, sei stato invitato, sei come mio ospite, ospite nella mia radio, sì. Sei contento di essere mio ospite? Ma più o meno, perché non riesco già a stare zitto, vorrei già condurre io. Bene, invece devi stare zitto. E invece stasera con noi ci sono anche la bellissima Darianna. Ciao! Darianna che è co-speaker stasera con me di Gay Day 2, nonché sì, co-speaker insieme a Marco di Gibilterra, infatti. No, vorrei dire che sono la prima speaker lì, è Marco che mio co-speaker. È la prima speaker. Oltre scusate. Oltre ad essere una bellissima lesbica, perché sei bellissima, diciamolo. Grazie amore, anche tu. Peccato che sei lesbica. abbiamo anche peccato con che sono donna. Che sei donna. E stasera c'è anche il nostro Alex, che è arrivato prima. Hai visto? Ma solo perché oggi è la tua puntata. È la mia puntata. Ma vaffanculo. Ma siete delle merde. Allora, io ho selezionato per ognuno di voi un jingle apposta. Partiamo con la bellissima Darianna, ecco, che abbiamo una, guarda, un jingle stupendo. Ma la presenti? No. Ah, no, diciamo solo che facciamo partire col jingle. Già non mi piace questa cosa qua. Che bei ragazzi, eh? Peccato che siamo gay. Questo non è un problema per me, io sono lesbica. Oh, tesoro. Siamo tutte lesbiche quando non c'è l'uomo giusto nei paraggi, eh? Ecco, siamo tutte lesbiche perché non c'è l'uomo Karen nei paraggi. Karen, adoro. Ma se dici adoro sei gay, quindi non sei più lesbica, giusto? Quindi sono gay. Sei un gay uomo. O sì, gay donna. Portatrice sana di patata. Va bene. Passiamo col prossimo jingle che ho scelto e selezionato proprio per il mio amore. Per il mio grandissimo amore Marco. Cioè, io? Oddio. Tu mi conosci? Se c'è una cosa che non riesco a fare è ferire i sentimenti degli altri. Io non lo faccio mai. È proprio vero, Karen. Tu hai il cuore troppo tenero. Scusa tesoro, non so perché, ma oggi la tua vocina da checca mi dà sui nervi. Ecco, noi stasera non sopportiamo la vocina da checca di Marco. Ma bastardi. E passiamo al prossimo jingle, così, proprio una puntata di jingle questa sera. Sembra il Quiver con vero, tutte queste sigle. Sembra il Quiver. E invece siamo a Gay Day 2, che è più o meno la stessa cosa. E il prossimo jingle è stato selezionato da me sempre per il mio garridissimo e bellissimo, nonché bravissimo cantante che Alex. Carino. Karen Walker, sono la moglie di Stanley Walker. Mi scusi, è tutto Karen. Sono la sua puttana, d'accordo? Perché gli hai dato della puttana? È questo che vuole sentire. Non sono lo è, la scusa. Puttana di Stanley Walker. C'è sua sorella, dai. Beh, devi sapere che tuo fratello è un po' puttana. E sono l'unica e sola nel caso voi pervertiti venga in mente qualcosa in queste notti solitarie al fresco. E signora, nel caso in cui... Signora, non ho capito come si chiama. Sono Karen Walker. Benissimo. Pensavo che gli mettessi il pezzo. Pensavo gli mettessi il pezzo quello che parla con Cher. Oh. No, ho scelto questa perché secondo me rispecchia molto, molto la sua puttanaggine, ecco. Ma no, ma non bene, è vero. Sta finendo. Sì, no, stai mettendo la testa a posto, stai sì, benissimo con questo. È solo all'inizio. Infatti si baccaglia di più. Da quanto tempo tu vieni anche dei due, Alex? Due mesi. Due mesi, quindi anch'io dopo 2 mesi potrei essere sputtanata in questo modo. Sì, Bene, sarà l'ultima ma volta tu vieni che già sputtanata a Gibilterra. Va bene, basta. Direi basta, ok? Iniziamo con la presentazione. Io vorrei fare la presentazione prima ad Arianna, l'amore mio. Sì. Allora, ma sono tutti amori tuoi. Sono sì, tutti amori miei. E tanto non si ricorda il nome, quello è il problema, sì, lo deve leggere. Com'è che ti chiami? Arianna. Sì, Darianna, bene, bene. Con la posta. Bene, ma tanto ce lo dirai tu adesso, nome.
D'Arianna. Smetti di bere la birra. Ma non facciamo l'intervista. Ma è una corona, doppia. Non è una birra. Intervista doppia, però inizia prima lei. Ah, D'Arianna. Nome. Anzi, we facciamo contemporaneamente. Facciamo contemporaneamente. Nome, dai. Marco. D'Arianna. Rispondi tu per lui. Età. 26. 23. Orientamento sessuale. Profondamente lesbica. Convinto omosessuale. E su questo non c'erano dubbi. Segni particolari. Ho un neo sulla coscia sinistra. Ma questo noi non lo diciamo evidente. Solitamente. Ma infatti ho cambiato un po' la scaletta. Segni particolari, i miei occhi cerulei. Bene, dopo questa cazzata passiamo. Ma dove ce li hai quegli occhi cerulei? Tra parentesi non è neanche ricordato i modi per mettersi in contatto. Ma no, no, lo ricordiamo dopo, non ce ne frega un cazzo, lo sanno già tutti. questa domanda è solo per Marco, perché non voglio metterti nei casini. Singolo e impegnato? Singolo. Non era carino comunque, vero, grazie. So. Posizione sessuale preferita del Kama Sutra? Il banale 69. Tu, Marco? Ma sesso in piedi, c'ho un sesso in piedi. Sesso mi piace in molto piedi. In piedi all'aperto, soprattutto, sul balcone. E da quando è che non lo fai? Sesso in piedi è tipo da 2 anni, credo. Sesso in generale. Non ne parlo. Sarebbe anche ora che iniziassi. Sì, un tuo pregio o un tuo difetto? Mio? Sì. Mio pregio di essere buona, tendenzialmente. Un mio difetto di essere acida. Il mio è un pregio e un difetto. Credo, cioè, do sempre tanta fiducia alle persone perché credo che non mi possano mai fare del male. E poi, cazzo, te la mettono nel culo. Sì. Favorevole o contrario al riconoscimento delle coppie omosessuali? Assolutamente favorevole. Favorevole, tra parentesi, volevo sottolineare questa iniziativa di Quiver e Cuore Torino. Domani mattina a mezzogiorno al Circolo dei Lettori potete venire a vedere la conferenza stampa di questa, appunto, iniziativa che si chiama Vorrei ma non posso. It's wedding time. Praticamente mandiamo queste cartoline a Giorgio Napolitano, che potete firmare già domani mattina, e attraverso, appunto, il banchetto che metteremo insieme all'associazione Cuore, e potete direttamente spedirle voi a Giorgio Napolitano, oppure le possiamo spedire noi, insomma, alla fine dell'iniziativa. Bene, bene. Ma a Giorgino gli posso dire ti lovo tanto. Puoi scrivergli quello che vuoi. La cosa bella è che ci sarà un indirizzo mail, comunque tutto è su www.cuore.org. C'è un indirizzo mail per prenotarsi, proprio perché durante il Torino Pride sul carro del Quiver verranno sposate, appunto, tutte le coppie che vorranno essere unite in un matrimonio simbolico etero, gay. Tu hai già firmato la cartolina? Non ancora, la firmo alla fine. Bene, tanto domani ci troverete. A me e Marco saremo lì a testimoniare. Poi lo ricordiamo anche alla fine. Perfetto, perfetto. Allora, le ultime domande. Favorevole o contraria alle adozioni da parte di omosessuali? Assolutamente favorevole. Favorevole. Favorevole o contrario all'adozione da parte di single? Favorevole. Favorevolissimo. Salutate Gate 2 a modo vostro. Dai, ciao, voglio bella. Proprio sentire quello. Ciao, di Marco. Bella! Siete la mia vita e, insomma, la ragione per cui questo mondo non fa schifo. E quindi, insomma, grazie a tutti voi. Come sei romantico. Non sarò devi fare veramente un'iniezione di cortisone. Allora, sì, già impazzano, come direbbe il caro commenti. Marco Consiglio, e commenti su Facebook. Qual è la pagina? Pagina, scusate, facebook.com/radiogaydei2, e ci scrive Sara Castaldi. Non Sto diciamo Gino, mai il cognome. Ma io lo posso dire perché... Ciao Sara, perché io la conosco. È una mia amica, ovviamente. Ma non vogliamo sapere come, visto i suoi passati. Sto jingle l'avete già fatto ascoltare, non è vero. Antonio Pistaferri, ciao ragazzi. Ma non reggere i cognomi. Ma tanto lo sanno tutti chi è. Ma no. È quella puttana che abita qua dietro. Ma smetti. Ciao, dai, raga, l'ho fondata 2 anni fa, stare, non me la puoi portare. Te la sto già rovinando. Sì. Ovviamente la prima a scriverci è stata Gina, ma ciao Boncri. C'è qualcun altro che ci scrive. Ah, ha scritto anche sono pronta. Non si sa bene a fare cosa, però è pronta. Oddio, Gina. Alberto ci scrive: Maronna, consiglio, quanto lo lecchi il Quiver? Ah, chi è Albertino? Albertino. Strano, strano, lo scrive sempre. Non lo scrive mai. Poi ci scrive Tiziana: ciao sceme. Ah, poi ciao, ha scritto tizi. Un'altra cosa. Ma che, ma che Federica vuoi che sia? Sarà Federica la mano amica? Ah no, questo è un commento vecchio. Ma so, allora sono i commenti vecchi. Mi sono apparsi i commenti vecchi. No, scusate. Poi posso fare una parentesi? C'è un altro di Gina. Ciao da Arianna, un bacione. Ciao amore. Un bacione da, dai, vuole fare una parentesi. Ah, poi ci scrive la bravissima e bellissima Ivi, che tu hai insultato l'altra volta. No, che non l'ho di merda. Buonasera ragazzi, bene, bene, bene. Dimmi, allora Arianna. Passiamo
lasciali in pace sto bambino. Una puntata che ti fa non è che potrà distruggerla. Hai ragione, come è successo a Gibilterra quando io non ci sono stata. Che passiamo già alla prima canzone. Vi ricordo sempre che mi potete chiamare su Skype all'indirizzo. Vi potete, oh, certo, ma che cazzo. È la mia, stasera è la mia radio, conduco io, quindi fate i cazzi tuoi. Mi potete chiamare su Skype all'indirizzo gayday_2. Vi ricordo la pagina Facebook, facebook.com/radiogayday2. Siamo a Border Radio. Mamma mia, che angoscia. Stai zitto. No, faccio come te. Allora, Ivan, chiudi già il microfono a Marco. Finisce qui la puntata per lui. Andiamo avanti. Allora, la prima canzone di Gay Day 2 di stasera è di Anastasia e Not That Kind. Stai zitto. Cioè, tu gli lasci la puntata in mano, secondo te ti stupisci anche. Ma Dariana, che dici? Magari gli togliamo il microfono? Ecco. La prima canzone appunto è Anastasia, Not That Kind, e ce la canta il nostro bravissimo Alex. All the time that we spent together, I won't find time to make a mind. You know I'm not the kind. Whoa, oh, come on. I still love you until the 12th forever, but I won't run far ahead leaving you behind. You know I'm not the kind. Yeah, yeah, cause I don't know the... Ho sbagliato, vero? Ma tu continua, vai avanti, Alex. Vabbè, basta, dove lo possiamo trovare, Alex? Lo possiamo trovare su YouTube come Alex D'Aduzio oppure su Facebook Alex Privato, giusto? L'ho detto anche in corso San Maurizio verso no, al Quiver. Beh, più o meno. Oppure corso Massimo D'Azeglio al Palo 12, bene, perfetto. Puoi leggere, scusami, il commento di Gina? Ha scritto solo ciao, no, Boncri. Io leggo qua Boncri, ma sarà tutta Anastasia la parte musicale? No, perché mi sta venendo sto sospetto. Io non l'ho letto questo commento. E devi aggiornare la pagina. Non l'ho letto perché non l'ho voluto leggere. Ci scrive già Ivi di nuovo, scrivendo complimenti Alex, bellissima voce. Ma grazie, bella. La nostra Sara che dice: ma non è morta? No, mi spiace per te, ma sta tornando. Continua a scrivere sempre Sara, hai rotto già le palle. Volevi dire buonasera Britney, Stefano Aiello. Ma c'è un sondaggio così questa settimana? Così. Il primo il sondaggio di questa sera è: chi preferite come speaker fra me e Marco Consiglio? Avete anche l'altra possibilità di lasciarlo nelle mie mani. Darianna, arriva un po' di testosterone qua dentro. Perché... Allora, noi lo pubblichiamo tra poco. Rispondete, mi raccomando, siate sinceri. E la motivazione. E la motivazione, beh, ovvio. Diciamo non anche vinco. Vinci tu? Sì. Ma no, tu non ci sei in gara. Ho più tette di tutti voi. Non è vero. So, visto che ci ascoltano tante donne, probabilmente sì. Ma tu non ci sei in gara. Bene, perfetto. Io direi che prima di passare alle news... Ci sono le news. Ci sono anche le news, che non ho in questo momento. È strano. Direi di passare subito con le prime domande, Marco. Sei pronto? Sì. Certo. Ti senti pronto? Io sono nato pronto nella vita. Sei nato pronto, bene, sì. Perfetto. Allora, noi sappiamo che Gay Day 2 per te è importante quanto lo è per me, perché anch'io, per me è anche diventata una trasmissione. Una ragione di vita. Una ragione di vita. Gay Day 2 è diventato il nostro punto fisso ogni martedì sera, ma non solo ogni martedì sera, lo è giorno per giorno, perché Gay Day 2 si però sposta. Però che tristezza, andiamo... Sì. Marco, allora... Io ti dico che ancora due battute così e ti chiudo il microfono. Ma che acida che sei, veramente. Madonna, sì, però calmati insomma, anche tu. Vabbè. Ah, che cavolo. Io secondo, cioè, potrebbe esserci una ragione per questa tua acidità. E che ci non sarà trombo. Una domanda. Lo mettiamo? Io sì, abbiamo un po' aggiungiamo paura. La domanda. Abbiamo un po' paura del jingle che sto per mettere Bong. Lo mettiamo? Ma che cosa mettiamo? Non mettiamola. Mettiamo qualcosa. Tipo... Dove lo vuoi mettere? Dove? Parentesi, questa è... la zucchina, zucchina, mi sento birichina, birichina, mi piace la zucchina. Perché? Ma io dei dementi che faccio condurre la mia radio da un demente e da una puttanella. Ma non lo so. Non dai, allora cerchiamo di essere seri. Non adesso. Capisco, zucchina che cosa mi rappresenta esattamente? Cos'altro se no? Se non state zitti, io rimetto la zucchina. Perché è verde? Basta, andiamo avanti. Allora, Marco, adesso dai, cerchiamo di essere anche seri perché Gay Day 2 ogni tanto è anche seria. Poche volte. Allora, spiegaci come mai
quando e perché è nata Gay Day 2? Gay Day 2 nasce per un mio passato un po' turbolento, relazioni in cui gente mi minacciava che se non avessi fatto determinate cose l'avrebbero detto i miei genitori, l'avrebbero detto i miei amici, l'avrebbero detto le persone che amavo. E io mi sono sempre detto, ma sì, rimani con questa persona perché, insomma, avevo 19 anni e nessuno sapeva di me, dicevo, ma sì, tanto il mondo gay comunque è questo il massimo che può offrirti. E mi sono sempre detto che se forse avessi avuto un canale in diretto, cioè una radio, che mi faceva vedere che essere omosessuali poteva voler dire appunto poter vivere una vita tranquilla, spensierata, bella e avere le stesse aspettative che ha una persona eterosessuale, crearsi una famiglia, essere felici, avere un lavoro e via dicendo, beh, forse non avrei permesso che questa persona mi facesse tutta la violenza che mi ha fatto. E quindi per questo 2 anni esatti fa nasce Gay Day 2, insieme ad Angelo, insieme al mio ex ragazzo Angelo. Roberto è stato il primo a condurre con te, giusto? Esattamente, con Roberto, sì, esattamente. E trasmettavate da dove? Tutti e due pugliesi, sempre co-speaker. Un poco pugliesi. Ma non tanto. Trasmettevamo da casa di Angelo. Io ho preso la cosa, è stata, io, mi è venuta a me l'idea e Angelo mi ha subito appoggiato. Ho preso il mio computerino, che non è questo su cui stai lavorando, ma un altro, perché poi si è rotto. E insomma, ci colleghiamo. Il primo all'epoca era giovedì e abbiamo subito un mucchio di ascoltatori, perché molti ragazzi passano ogni sera con noi un'ora e mezza, all'epoca adesso un'ora di puntata insieme. E insomma, la cosa bella è che abbiamo ricevuto un mucchio di mail con ascoltando la tua trasmissione. Io l'ho detto a mia sorella, l'ho detto a mio papà, l'ho detto alla mia migliore amica, o comunque riesco a viverla meglio, e questa, anche solo un sorriso, può aiutare, secondo me. Quindi una sorta di servizio psicologico, sia assolutamente, per te, sia per gli ascoltatori. Soprattutto per me, perché io attraverso le persone sono riuscito ad accettarmi, perché non ero l'unico che aveva avuto una storia così travagliata nella sua accettazione. Bonkri chiaramente no, perché è ancora fuori di melone, come al solito. No, ma io sono normale nella mia pazzia. Ecco, questo, certo, questo è il mio motto di vita. Sì, dopo ti do le goccine comunque, Bonkri, che non sei dimenticato. E lo sai che mi piacciono tanto le goccine, soprattutto di un certo tipo. Bene, no, sicuramente per te Gay Day 2, come lo è diventato per me, è un punto di riferimento. Bene, andando oltre, prima di leggere questa news che abbiamo preparato, che ci manda il nostro caro Ariotti, che salutiamo, io ci tenevo a dire una cosa. Questa settimana, come tu ben sai, qualcuno ci ha detto che noi ce la tiriamo, no? Non facciamo i nomi. Se ci ascolta, guarda, ti ma giuro, non credo. Ma figurati, io ci tenevo a dire una cosa. Allora, prima di tutto, non è la tua radio. Prima di tutto, vabbè, sì, siamo carini, dai, ma non siamo tutta sta bellezza di dire che sai, ce la possiamo tirare. Ma no, ma poi tirare di cosa? Ma poi di cosa, ecco, no, che ce la tiriamo perché noi facciamo la radio, perché noi siamo andati in TV, per tutti questi motivi. Perché io ci tengo a dire... Ma chi è? Accendo il tir. L'innominato, un innominato. Accendo il tir, spacco botelia. Diciamo che sai, mi piace la zucchina, non so se sai chi la canta. Sei un po' inacidito però da questa cosa, Bonk. Ma no, acidi. Non è che sono inacidito. Ci tenevo a dire che, come tu ben sai, come tutti già sanno, Gay Day 2 comunque a noi non porta guadagno. Andare in come TV... Come ragno. Un ragno non porta guadagno. Non porta guadagno. Andare in TV a noi non porta guadagno. Assolutamente no. Tutto quello che facciamo noi nell'attivismo, nel mondo LGBT... Gibilterra non porta guadagno. Gibilterra non ci porta guadagno. Purtroppo no. Andare nelle scuole a parlare di omosessualità non ci porta guadagno. No. Ci porta solo fierezza, perché noi siamo orgogliosi e fieri di quello che facciamo, certo, no? Indubbiamente. Quindi sentirti dire che te la tiri per questi motivi, un po', insomma, sì, mi è rimasta qua. Devo essere sincero, mi è rimasta proprio qua. Io ti posso dire una cosa. Dimmi. Io sono contenta di tirarmela, se dovessi tirarmela. Ma per poi una cosa c'è chi del può genere. E Dariana può. Ma infatti io può. Noi non possiamo? No. Poco a poco, non tanto. Ovvio. Dariana è vicepresidente, dico, di RCA, cioè, ecco appunto. Insomma. No, dico, se te la devi tirare per queste cose qua, io sono orgogliosa di tirarmela.
Perché se hai il tempo di scrivere queste cose, probabilmente che tu non hai abbastanza tempo per fare altro. Non lo so, non lo so. Altro, dirlo taccio, anche in faccia. Taccio perché non so chi è. Bene, vi ricordo come sempre la pagina Facebook, facebook.com, Radio Gay Day 2. Sì, sì, era solo quello per dire che comunque io ci tengo. No, va bene, allora, ci tengo a dire che non è vero che io, se tutto quello che faccio è quello che faccio insieme a te, e soprattutto che tu mi aiuti, perché sei tu comunque spesso a portarmi a suicidarmi insieme, a volte. Siamo sempre insieme. Siamo sempre insieme a farle, le facciamo perché ci fa piacere, certo. E perché comunque noi ci crediamo in quello che facciamo, quindi ovvio che dire sì. Che ce la tiriamo. Ma basta poi, questa filippa. Come dice Anna Tatangelo, quando l'offesa è zero, quando una persona è niente l'offesa è zero. Okay. Bene, scrive Gina, dov'è il sondaggio tra Bonk e Marco? Io voto Alex. Darianna l'ho appena messo. Grazie, il sondaggio. Gina. Grazie. Ci scrive Manuela, ciao ragazzi. Poi ma ci io non scrive... la leggo, ma dove la leggi? C'è scritto qua. Ah sì sì, ciao Manu, ciao la ciao, 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 ti vogliamo bene. Oh, sì. Serena, Serena ci scrive, siete fantastici. E poi Gina, Bonkri, mi hai scatenato Antonio, sta spostando a raffica video di Karen, Karen, ma noi l'amiamo Karen. Bene, passiamo alle news che stasera vi leggo io perché Darianna è lontana e quindi no, vuoi venire vuoi. Qua? Allora, aspetta. Prima di farti leggere aspetta le che news, mi prendo... Vieni qua, vieni qua, amore mio. Cosa vieni. Ti prendi? Ti do sì. Vogliamo sapere cosa prendi. A me. No, 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 non voglio neanche. Prima di zucchina, passare sì. Alle news, noi abbiamo ovviamente il nostro jingle. Che adesso l'ho trovato, eccolo qua. È difficile usare il computer, eh? Il mio poi soprattutto, vero Bob? Se parte sarebbe anche carino. Comunque partisse. Marco è colpa tua. È sappi. Colpa mia perché sempre. No, non è colpa mia. Allora voi vi date la colpa sempre di tutto. Egibilter è troppo cazzara e il computer non parte. Va bene. Va bene, passiamo a un altro jingle. Sì. Tu non hai fame. Voglio dire, io non posso vivere senza cazzo. Ma è come mi piace molto lo io vorrei. Bene, io non posso vivere senza cazzo. Tu puoi vivere senza cazzo? Assolutamente no, altrimenti non sarei gay. Come facciamo a vivere senza ma cazzo? Ma è 5 mesi che vive senza cazzo. Comunque. Bastarda. Dunque, la prima notizia. Scienza, gli omofobi sono malati e vanno curati. Il professor Gianluigi Gessa, che non fa rima con Cessa. In un convegno a Cagliari spiega che l'omofobia andrebbe curata e perché, se non fosse per via degli ormoni, il cervello di tutti sarebbe femmina. Veramente. Ma interessante. Per me è molto. Io sono un po' femmina. Non avevamo dubbi. No, già. Andiamo avanti con la nostra. Ma no. Per l'omosessualità non c'è cura perché non è una malattia. La cura invece c'è per chi ha avversione verso i gay. Li rifiuta e si scatena con aggressioni verbali e fisiche contro di noi. Madonna, di che cazzo. Lo afferma il neuroscienziato di fama internazionale Gianluigi Gessa, che questa sera 18 maggio a Cagliari parlerà in un incontro pubblico a cui prenderà parte anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Hanno tutti questi nomi. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia. Perfetto. Basta, abbiamo... Devo andare avanti? Ma, sì, cioè, ma che avanti. Schifo. Cioè, oh, veramente. Cioè, ma capisci? Ah, mi piaceva quella roba che era stata... Non so se l'avevate già detta. Dei... sì, il... Posso dirne una intanto io? Sì. Scusate. Ma non so se avete letto la cosa del terremoto, no? Cioè, adesso è venuta sta io non l'ho sentito, terremoto. Tra l'altro. Tra parentesi, su 1000 amici che ho di Facebook, 800 hanno scritto che c'era il terremoto, l'abbiamo beh, capito. Ovvio. L'abbiamo capito. E molti hanno detto sì, però il Papa, la dunata del Papa non deve esserci, così come non deve esserci il Pride nazionale di Bologna che si terrà il 9 giugno, perché insomma sono soldi finanziati anche dalla regione Emilia-Romagna, poi festeggiare cosa, come si può festeggiare se insomma ci sono questi poveri disgraziati che non hanno giustamente più una casa, cosa ne pensi Darianna? Ma in questi casi bisogna un attimo vedere come va avanti la situazione, perché le cose sicuramente non si sono fermate. Più che altro il problema è, non è detto che Bologna sarà agibile per il Pride, il problema sarà più che altro quello. Ma è giusto secondo te rinunciare a una manifestazione che secondo me potrebbe essere un momento di gioia e insomma di... Ma un Pride prima di tutto, senso... a parte la gioia, è un momento di rivendicazione dei propri diritti, appunto. Primo. Secondo, non è una spesa così...
grossa. Ma poi è vero che è finanziato in parte dalla regione Emilia-Romagna, questo lo sappiamo. Non lo so, questo quello di Torino, quello di Torino no, non ha quello di Torino no, no, perché noi siamo dei coglioncelli. No, però a parte tutto, a parte, ci potrebbe anche essere un finanziamento, adesso questo non lo so, bisogna controllarlo, però potrebbe esserci una cosa carina che non lo facciamo per rispetto delle morti che ci sono state e che magari ci saranno, però io sinceramente non... Madonna mia, che ogni succede? Tanto arrivano dei disturbi. Ok, no, volevo... Comunque noi sosteniamo sempre il Pride, perché noi ci crediamo assolutamente, sì. Il Pride. I su in chat dicono qualcosa, di perché ricordiamo... stanno dicendo un paio di cose, ricordiamo... stanno facendo i cazzi loro, i cazzi diciamo. Loro. No, ricordiamo che c'è questo modo, se andate sulla pagina Facebook, facebook.com/radiogd2, c'è questo menu a veneziana, o a venezuelana, come dice Bonkri. Ovviamente. E provate la chat di GD2, potete entrare e conoscere un mucchio di persone. Chi c'è online? C'è Sara che scrive ciao Bone, oppure okay. Gabriele, ciao a tutti, Alex, Misa, non va so bene, cosa voglio Misa, dire, Misa, no ma l'ha scritto sì. In un modo un po' particolare, vabbè. Però, poi Antonio scrive salve, Gabriele dice si dovrebbero fare più martedì la settimana, hai assolutamente ragione tesoro. Gabriele, ma ci sono i podcast però, assolutamente, i podcasti, alla signora. Sera se non sapete cosa fare e volete sentiteci. Di ridere per un'ora, sentiteci di nuovo sul sito di www.border-radio.it. Esatto. Antonio, cosa? Che mi son perso il discorso. Vabbè, qui si fanno proprio i cazzi loro. Va bene, ma Alex canta. Passiamo alla prossima canzone, che ovviamente di chi è? Di Misa, Anastasia. Misa. Cioè, però avete rotto i coglioni, posso dirlo. Mi spiace, ma questa è la mia puntata, quindi questa è Amat Love, cantata da Alex. Now baby come on, don't claim the love you never let me feel. I should know, 'cause you brought nothing real. Come on, baby, me about it. You won't die. I got no more tears to cry, and I can't take this no more. You know I gotta let it go. Let you know I'm my loss and be free, and let me out this misery. Just show me the way to give my life again, 'cause you can handle me. I'm my love, can't you see? Baby, you got me set me free. I'm my love. Ooh, yeah. Bravo. Bravissimo. Bravo. Se Anastasia ti sentisse direbbe: ma come cazzo mi ha fatto venire permette? Un orgasmo, mi ha fatto come venire cazzo un... si permette? Come cazzo ti permette? Però bravissimo. Sta bella, no, Anastasia è trans. Magari sì, magari trans? Direbbe no. Vieni a farmi da corista. Certo, infatti è già lì. Vuoi ricordare tu quali sono i modi per ascoltarti e metterti in contatto con te? Vabbè. Allora, mi potete trovare su Facebook come Alex Privato. Non voglio commenti. Una pagina, poi ho la mia pagina Facebook, sì. È Alex D'Adduzio face, face. Ma come si scrive il tuo cognome? D-A-D-D-U-Z-I-O. Come Darianna alla fine. Come Darianna, D'Adduzio da no, Darianna. Senza apostrofo. Senza apostrofo. Senza apostrofo con due D e una Z. Allora okay. Non è come la mia. Va bene. E poi su YouTube. Ok. O comunque sulla pagina di Gay Day 2 trovate insomma, tutto. Sei diventato bene. Belle, no. Sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/radiogayday2, ci scrive Eleonora. Non avevo mai sentito la vostra radio. Ora finalmente un motivo valido per stare comodamente spaparanzata a casa il martedì sera senza rotture di scatole. Grazie di esistere. Che c'è carina. Qualcuno sarà singola. C'è Ivi sarà che singola. Ti chiede di cantare una canzone di Alessandra Amoroso. Io Alex, vorrei canta però... qualche canzone di Alessandra Amoroso. No, mi spiace, stasera ecco. Non si può. Dipende. Dai, qualcosa veloce, Ivana, veloce. Ivana, ciao. La prossima settimana sono io. Come stai? Ti amo ancora e ti odio più che mai. Na na na. E poi boh, raga, bravo. Non la conosco. Comunque volevo dire Eleonora, io sei non ho single, vero? Perché se stai il martedì a casa e non hai fare niente vuol dire che sei single. Poi ci scrive anche Francesca come noi che del sei. Ma siete sempre grandiosi, perfetto. Allora, prima di introdurre la mia prova del cuore, perché quella c'è non anche ma... quella. Certo, oh, sta palle. Settimana tutto, ma dovrei rispondere io però, eh. Devi rispondere tu, non credo. Non credo proprio, bella. Non credo proprio. Partiamo col jingle. Lasciatemi parlare!
siate veloci, dinamici, svelti. Siamo intesi? Chiaro il concetto? D'accordo? D'accordo? Mi sono venuti i capelli rossi. Questa settimana mi ha scritto una ragazza che del Berti, dove siamo andati noi a parlare di omosessualità. Ma è vera sta mail? È vera. Mi ha scritto su Facebook, mi ha aggiunto lei su Facebook e mi ha scritto in posta privata. Povera disgraziata. Parte subito così. Ti posso chiedere una cosa? No. Io ti ho ascoltato attentamente Alberti, ma siamo dovuti andare via prima. Con la tua omosessualità riesci a trovare il lavoro o ti discriminano? E la mia risposta è stata: beh, per il mio tipo di lavoro no, difficilmente un cuoco, anche per il suo posto di rilievo, viene discriminato. Molti ristoranti e locali, comunque, avendo spesso gente che di ogni tipo, ecco, si ha mentalità molto aperta. Il problema nasce per alcuni tipi di lavori in cui molti omosessuali si nascondono, perché hanno paura di perdere il lavoro. Purtroppo esiste ancora questo aspetto. Io credo che però bisogna essere forti, far vedere che non sei mai a disagio con la propria sessualità. Spero di aver chiarito i tuoi dubbi. Un bacione. Lei mi risponde dicendo: sì, decisamente. Ho capito anche molte cose su me stessa. Ho capito di essere bisessuale, perché in passato ho sempre frenato le mie voglie che avevo, sia per ragazze che per uomini. Siamo un po' tutti bisessuali. Poiché avevo paura di essere preso in giro anche per questo. Mi hai fatto capire che tutti noi siamo liberi di esprimere la nostra sessualità senza aver paura che qualcuno ci giudichi. Vi seguirò martedì sera. E noi ti amiamo per questo. Posso dire, Arianna, io mi sento un po' bisessuale. Ci sono i bagni sopra, visto che sono... Marco. Ogni buco è trincea, tanto. Sai, la mia situazione sentimentale è un po' così. Sai com'è? Non mi sento. Sai com'è? Sai cosa direbbe Antonella Clerici? Vivere senza cazzo. Cazzo. Cioè. Infatti. Mi piace molto. Io vorrei chiavare. E l'altro vuole chiavare poi nel frattempo. Va bene. Bene, direi che possiamo... Yeah. Schiuma. È stato il jingle di chiusura. Ma quello non c'è stasera, l'abbiamo tolto. E là? E la... non lo so, la borra! Sai. Ah, è la borra, non lo sapevo. Sai. Bene, io direi che possiamo andare avanti. Bene, che dici tu, Arianna? Facciamo qualche domanda un po' più spinta al nostro Marco. È strano! Un po' più spinta. Strano! Ma cose che potrebbe non sapere nessuno. Sì, tipo... cose che sappiamo solo io e te. Perché lo conosciamo in fondo. Non, a fondo. Ecco, a fondo. Per esempio. No, ma molto in fondo. Marco, ma cose serie o dobbiamo... Possiamo... No, come l'altra volta che ho detto, andiamo a braccetto, no? Braccetto. A braccettino. Marco, ma vale la regola della L secondo te? Cioè nel senso... Ma no, dai, io pensavo veramente, no, è una cosa più seria. È una cosa... Guarda, posso dire che nessuno si è mai lamentato. Grazie. E Marco, insomma, nel mondo gay gira la cosa che io ho un braccio al posto del mio membro. Però la cosa mi mette molto in... Non riesco a fare ferire i sentimenti degli altri. Basta. È proprio vero, Karen. Tu hai il cuore troppo tenero. Scusa tesoro, non so perché, ma oggi la tua vocina da checca mi dà sui nervi. Va bene. Questa era per te, la tua vocina da checca. No, però posso dire che mi dicono che hanno un braccio. La cosa brutta è che quando mi approccio con qualcuno e sanno magari di questa cosa qua, e poi magari non è grande come lui se l'aspetta, insomma, ma sono devi troppo da 5 mesi, cosa vabbè dici? Beh, Marco, sono due, ma... Adesso, essendo un po' più seria, è bella la sorella di Alex che gli sta sventolando addosso. Sventola un po' anche di qua perché abbiamo un caldo. Va bene. No, adesso sono 2 anni che tu trasmetti qua, no? Sì. Ma noi non sappiamo molto di te. Perché non ci racconti un po' più della tua, Marco, vita privata? Per esempio. Ma tipo... Ad esempio, cosa fai tu nella tua vita? Cosa fai tu nella tua vita? Oltre. Beh, io sono molta. Sono molto. Alla sera prima, allora, di andare. Tanto autoerotismo. Soprattutto prima si parlava. Sono stato ospite di Radiot. E si parlava di sesso virtuale. Io faccio anche sesso virtuale. Non ho problemi. Ma a con dirlo, la webcam? Con la webcam. Ora in web. Ora in anzi, web. Ora in cam. Sex ora in cam. No, a parte gli scherzi. Marco, ma insomma. Ti scrive Gina. Marco, ma insomma. No, a parte questo, studio, mi sto per laureare. Biotecnologie mediche. Sono 5 anni, la mia vita è un po' in crisi perché adesso finisce questo periodo della mia vita. Ma tu sei sempre in crisi, indipendentemente. Sì, no, io mi sento. Io è un periodo in cui sentimentalmente mi sento solo. Nel senso che sono circondato da amici, persone che mi amano e tutto quanto. Però mi manca a volte la persona che mi manda il messaggino, che insomma si interessa a me,
che con cui condividere la mia felicità. Ecco, mi manca. Ed è proprio per questo motivo che ti voglio dedicare questa canzone. Ma è tutto sì, una canzone. Ti voglio dedicare questa canzone. Ma in Creative Commons, perché sono in Creative. Ah, beh, ovvio. Cos'è? Ma cos'è dei telefoni? Non lo so. Le tu buongiorno, sono Alex, la chiamo dall'ufficio di direzione commerciale. Ma cos'è sta roba? Questa è Gente Come Noi. Ma canta cos'è sta roba? Alex. Ah. Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare e nascono barriere che non cadono più, ferendo chi ci ama come hai fatto tu. Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, storie vere e senza fine. La lontananza è peggio di una malattia. Siamo qualcuno che non c'è. In nome dell'amore non buttarlo via. Qualcuno ne morirà se non ritrova te. Ciao. Bravissima. Posso dire che è stato il primo CD che mi hanno regalato, quello di Ivana Spagna. Ma no, io devo dire che Gente Come Noi e Lupi Solitari, secondo me Ivana Spagna arriva proprio al clou del mio problema. Arriva al culo, soprattutto. Al culo. Cioè, siamo tutti alla fine in cerca di amore. Amici, parenti, ascoltatori, perché io mi sento amato anche dalle persone che, quelle poche persone che ci ascoltano, però mi sento molto amato e come sei tenero. Grazie. Infatti ci amano tanto, infatti ci scrivono sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/radiogay2. Antonio, no, vi sto ascoltando. Gina, comunque Marco, venerdì scorso c'era anche Antonio, quel nome che non possiamo dire, Pista al concorso di Miss Drag Queen. Ecco, no, visto che non lo possiamo dire. infatti, al concorso di Miss Drag Queen Piemonte 2012 e saremo lì pure venerdì prossimo, quindi ti aspettano, eh? E Antonio risponde, ah, ma no, ma metti scuorna così. Insomma, anche lui è molto, è molto nordico, valdostano, sì. Gina scrive sempre... Non era del Friuli? No, 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 è Val d'Aosta. Gina scrive sempre, Marco, ma insomma, sei un po' troppo depresso, mi sa per i gusti di Gina. Nenad scrive, Alex, bravissimo. Grazie. Anche Ivi... Ivana. Ivana. Ma, sono tutte femmine. Chiamiamola Ivi. Dice, grazie Alex, grandissimo. Vabbè, sono tutte femmine, a me non è che dispiace. Ma no, tu sei fidanzata, basta. E Antonio di nuovo scrive... Darsi tempo e mai demordere nell'artese. Queste sono le cose che dice la nonna. Bravo. Anche insomma, mia nonna. Insomma, tieni duro tesoro. Vediamo. Grazie. Se qualcuno ci scrive in chat. No, adesso hanno fatto un po' di tanto casino. Io e Alex ci sventoliamo come delle matte. Va bene. Ah, ci scrivono. Ma perché prima era un'ora e mezza, adesso una sola? Non potete allungarla. Qui ci vogliono di più. Non Ivan. Risponde Ivan. Ivan, tu che se ne dici? Vabbè. Ivan fa finta di non capire. Ivan non capisce. Non sento. C'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io vi voglio ricordare che comunque potete anche scriverci su Skype. Qua stasera Skype invece non è molto interattivo, nessuno ci scrive. Ma vi ricordo che l'indirizzo è gayday2 gayday, scusate, _2, ci aggiungete. Io, no, però io clicco, posso dire una okay, cosa. E ci possiamo mettere in contatto. Io voglio ringraziare pubblicamente, l'ho già fatto tempo fa, però lo volevo ringraziare pubblicamente Border Radio, perché anche loro non percepiscono nessun soldo. Assolutamente visto no. Che non abbiamo sponsor, niente. E quindi insomma, se Gay Day2 ha continuato ad andare avanti e voi potete ascoltarci, e soprattutto grazie a Border Radio, soprattutto a Ivan, che voglio dire dedica del suo tempo comunque a noi, perché viene qui un'ora e mezza, perché viene prima e si fa un culo tanto per sopportarci, il che quindi ha i miei personalissimi ringraziamenti. Perfetto. Intanto Gina dice, Alex, siamo tutte femmine. Sì, sì, vieni qua che ne parliamo. sotto quella gonna ti potresti trovare
Svelte, veloci, dinamici, svelte. Siamo intesi? Chiaro il concetto? D'accordo. Potresti trovare sotto quella gonna una zucchina. Ma non c'è il la rasel zucchino. Pratino questa settimana. No, rasel pratino non c'è. Non ti piace. Allora Marco, continuiamo con le tue domande. Posso fare io una domanda a Marco? Certo, se vuoi, vai pure. È molto breve, ma so che ti impegnerà. Marco, che cosa vuoi fare da grande? Era la mia stessa domanda. Lavorare in un call center. No, il mio allora, ho un sogno nel cassetto. Il mio sogno nel cassetto è portare Gay Day 2, insomma, a Radio DJ, fare un programma con la Pina, insomma, una roba del genere. Sì, mi devo fare un po' di tatuaggi, ecco. Però. Questo è il mio sogno, questo è il mio sogno nel cassetto. Bisogna però a volte insomma viaggiare sui piedi, con i piedi di piombo, e quindi dico continuare a essere felice. Questo è quello che vorrei essere da grande, felice. Poi lavorativamente quello che sto studiando non è che mi piace tanto, il che quindi vado a scoprirlo quando ti stai per lavorare è bellissimo. Però insomma io credo che non lascerò mai Gay Day 2, qualsiasi cosa io faccia, anche se andassi all'estero credo che continuerei a trasmettere Gay Day 2 comunque il martedì dal mio computer. Bene, posso fargliene una io? Prego. Come ti vedi tra 20 anni? Sicuramente pelato. Sicuramente pelato. No, non è vero, perché mica perdo capelli. Vabbè, intanto beh, comunque forse con i capelli bianchi. Quindi con i capelli bianchi. Si spera. Però esiste la tinta riflessante che lo ammetto. Che già lo fai, noi lo sappiamo molto bene. Ci scrivono ancora sulla nostra pagina Facebook. Vabbè, Facebook, posso dire come mi vedo fra 20 anni? Radio Gay Day 2. No, non ce ne frega niente. 20 anni. Alex, ma quanto sei bravo? Ma ovviamente, ma bravi tutti. Adoro però, i martedì sera. Anche tu sei Francesca. Va bene, grazie. No, comunque, come ti vedi fra 20 anni? Solo. Come Vanna Marchi? Solo, con dei gatti. Gattaro. Solo con dei gatti? E io odio i gatti. Sai che sto pensando la stessa cosa? Solo. Ed solo totalmente... solo con dei gatti. Io una casa in affitto, perché non ho soldi ovviamente, per comprare, e penso che lavorerò ancora in un call center. Sì. Solo, e però il martedì sera come un vecchio. Che palle ragazzi, ecco. Madonna, mi sta già fa caldo qui dentro, poi mi fate salire l'ansia. Giusto perché di angoscia ne abbiamo poca, la prossima canzone sarà ancora più angosciante. Sì. Pieces of a Dream canta Alex. No, ma da che Duccio. Palle! Though I saw you last night, I was just a flash of light. E meno male che io ho detto preparati le canzoni prima. An angel passing, but I remember yesterday. Like before you went away, and we were longing, we had hope, and now it's broken, and I can see it clearly once when you were here with me, and now so all that's left are pieces of a dreams. Che ansia, oh, bravo, mamma. Però bravo come sempre il nostro Alex. Però poi un po' una pronuncia bellina. L'abbiamo pure sponsorizzato sulla pagina Facebook del club di Anastasia. Del club di Anastasia. Quindi io saluto tutti i fans di Anastasia che stasera ci seguiranno. Saranno in tantissimi. Beh, certo, c'è Anastasia stessa che ci segue. Già lei, infatti, lei è già collegata. Vabbè. Bene, allora io quest'ultima parte della trasmissione volevo concentrarmi invece sui progetti futuri di Gay Day 2. Prima ricordiamo che a breve, perché stiamo organizzando qualcosa per festeggiare i 2 anni di Gay Day 2. Vuoi dirci qualcosa in breve? Ma sì, stiamo cercando, adesso dobbiamo ancora trovare location via dicendo, però stiamo cercando di organizzare una festa di Gay Day 2 con tutti i nostri ascoltatori, con tutte le persone friendly e simpatizzanti. Potete portare chi volete, credo verso luglio, così che visto che è d'estate noi stiamo qua io e te Bonkeri a lavorare, e quindi io in modo particolare, tu in modo particolare, io un po' più a cazzeggiare, a preparare una tesi. Comunque insomma, volevamo invitarvi tutti qua e quindi quando avremo notizie sicuramente faremo un aperitivo tutti insieme, con balleremo sigle, insomma cazzeggeremo, ci saremo io e Bonkri al microfono, faremo insomma le nostre comparsate. Però forse abbiamo già trovato il locale, eh? Non lo so ancora, però. E poi però volevo focalizzarmi ancora, perché Gay Day 2 ha permesso indirettamente
recente, ovviamente, grazie alla collaborazione con Arcigay Torino, la creazione di un altro programma a cui io comunque sono molto molto affezionato, e che è Gibilterra, e che, a cui però vorrei far parlare due secondi da Arianna, perché sennò io parlo troppo, e che conduco insieme a questa ragazza. Nelle parti intime la tua pelle è sensibile. Enfasi l'intimo lenitivo. Quando ne hai bisogno lo sente. Quando ne hai bisogno lo sente. In caso di irritazione aiuta ad alleviare la sensazione di fastidio. Tu lo usi, Darianna? Per questo è approvato dai ginecologi a fastidio. Enfasi Io so, tornando sul serio, che molti ascoltatori di Gay2 non ascoltano Gibilterra, ma perché no, magari non lo sponsorizziamo abbastanza. Quindi fai la marchetta anche per me. Fai anche per me. Allora, Gibilterra è un programma condotto fondamentalmente da me e Marco. Poi chi è lo speaker e il co-speaker non si è mai capito. Una volta non esisto. Tanto incompetenti entrambi. Comunque siamo versatili in ogni caso, sì, vorremmo dire. In tutti i sensi. Marco in modo particolare. Vai non... Che troia. Che carini. Ma da un po' tanto, quindi non se lo ricordo neanche più come essere versatili. Ecco, puttana l'altra. È perché ti vogliamo bene, certo. Che ti credi. Su, fatemi fare sta marchetta. No, vabbè, Gibilterra va in onda su Radio Bequit, che è la radio valdese, tutti i sabati dalle 19 alle 20 e in replica lunedì dalle 22 alle 23. Quindi se cercate rbe.it dovrebbe, esatto, essere su internet, trovate anche tutti i podcast, tra le altre cose c'è anche il blog, quindi andate scaricate, te le votate. Ditemi su Facebook che ci siete andati, su, riscaricate i podcast, sentite, perché lì non possiamo dire né parolacce, non possiamo dire niente, è molto meno che non posso essere volgare, non possiamo dire tipo qui, vaffanculo, ecco, figa, troia, sì, ecco, come insomma ci avevano ricordato quelli di Borderà di non fare, ma noi continuiamo a fare, noi siamo insurrezionalisti. Ma sì, perché tanto siamo gay. No, all'inizio mi ricordo una delle prime volte, ma in teoria le parolacce non si potrebbero dire, però qui i programmi le usano talmente tanto che più le alla fine delle parolacce piuttosto che le cose normali. Ma infatti la prima volta che abbiamo detto cazzo io mi sono un po', comunque, non dire cazzo se non ce l'hai nel sacco, va bene, sì, nel sacco proprio. E niente, è una trasmissione, appunto, dovrebbe essere semiseria, condotta, cioè la redazione è di Arcigay Torino, però alla fine possono collaborare un po', insomma, tutti, abbiamo degli esterni, chi vuole, esatto. E detto ciò, è un po' un Gay Day 2, è un po' più serio, in cui abbiamo dei temi, insomma, degli spazi, degli ospiti, eccetera, eccetera. Quindi se vi piace Gay Day 2, vi piacerà sicuramente Gibilterra. Vi piacerà Gibilterra, anche perché ci siamo io e Marco. Insomma, c'è Marco e c'è Ma Marco ha già un futuro, perché Gina dice: se vuoi lavorare in un call center, parliamone. Ha ragione, Gina. Ah, e poi si offre anche come drag per la festa. Ok, molto volentieri. Noi ti terremo, perché in per la radio è un po' difficile. Sai com'è. Beh, non ti possono vedere. Altri progetti futuri ne abbiamo noi. Progetti futuri per la radio, quali sono? Beh, sicuramente andarcene da qui. No, ovviamente scherziamo, Ivan. Noi rimarremo sempre fedeli a Border Radio. Beh, credo sicuramente quello di arrivare al cuore di più persone possibile, certo, no? Quello di espanderci, quello di Conquistare il mondo. Di conquistare il mondo, sì. Quello di poter aiutare magari a creare anche un'associazione, non sarebbe male quella di Gay Day 2. Ma sì, insomma, sempre no profit, ovviamente. Assolutamente sì, cioè quello che sottolineo è che Gay Day 2 è sempre nata senza scopo di lucro e quindi, insomma, continuerà ad essere senza scopo di lucro, a meno che, insomma, i soldi che potremmo mai guadagnare da eventuali sponsor, noi cercheremo sempre di reinvestirli in iniziative che possano essere dedicate appunto alla comunità LGBT e non solo, anche perché Gay Day 2 è diventata molto friendly ultimamente, nel senso abbiamo avuto molti ospiti eterosessuali, cerchiamo di avvicinarci non tanto solo alle persone omosessuali, ma fargli capire alle persone eterosessuali, ed è molto bello che Alex questa sera porti sua sorella, che è appunto... Di ciao. Chi è il cagnolino? Dai! Ciao. Cagnolina non la chiamerei così! Un saluto a Gay Day 2, dai, lo facciamo fare! Ciao a tutti ragazzi! Perfetto! Che carino! È molto bello, è molto perché, tenero, insomma, è far capire alle persone eterosessuali che essere omosessuali è come avere un gusto di pizza diverso. Ecco, io non porto mio fratello perché so che è troppo bello, poi me lo... Te lo ciuliamo. Ma mi piace la pizza eteroconfuso? Ma 13 anni, povero. Ma facciamo diventare eteroconfuso qualche anno. CBCR, ci bene che ripasso. Comunque sapere, ad esempio, che mia sorella il martedì sera, anche se è una bimba, anche se il giorno dopo deve andare a lavorare, mi ascolta. Ma stiamo un po' menando, però... possiamo dire, stiamo un po', insomma, troppo smieloso su Gay Day 2. Ma era una, cioè l'intento era quello. Lo so. Beh, ma se vuoi possiamo fare, possiamo così mettere anche dei violini di sottofondo. Sì, appunto, cioè sapeva molto di slecchinata proprio totale, cioè dovrebbero dircelo, no,
ma loro grazie, non noi, dove piace. Dici grazie a noi stessi. Ma insomma. Noi Deccale piace, no? Mi piace la zucchina, zucchina. Soprattutto la zucchina, direi, no? Io non ho parole. No, questa puntata io non la voglio commentare. Mi sento birichina, birichina. E allora, per snabbattizzare un po', passiamo un'altra canzone che direi che è molto... Manastescia? Come dire... divertente. Divertente, no, direi. No, no, ma ci passo la mente, tutta se vuoi. E io ci conto che tu la canti tutta. Tutta? Sì, tutta. No, dirlo prima? Questa... Questa è Welcome to My Tree. Che cazzo, adesso me ne vado, ciao, bello, è stato un piacere. E ce la canta Alex Darduzzi. Mi fai il coro tu? Va bene, dai. Sentimental day in a mystical haze of memory that now fills and through. I used to feel these eyes, now I leave them as behind, painting pictures that hurt so blue. The pages I'm turning are the lesson I learned. Somebody bring up the light, I don't want to be free. See, don't you feel sorry for me? My life turned around, but I'm still living my dream. Yes, I should be her. I've been a thorn of your walls. I'm walking to my through, and I see love. Walking to my through, and I see love. Tangled in a well, where the pain and art forget. There was a time then I'm not put to rest. All the pages I'm turning are the lesson I'm learning. Somebody bring up the light, want you to see. Don't you feel sorry for me? Life all around, but I'm still living my dream. Yes, I should be her. And I have been through. I've been through his... No, ok, basta. Sei stato bravissimo. Welcome to my true. And I see you love. Welcome to my true. A guide to a love. Oh, che amore, no, che amore. No, allora, è stato bravissimo, sì, come sempre. L'avevamo già cantata. E io ti avevo chiesto. Sudando come un porco. E io ti avevo chiesto. A me non me l'avevi chiesto all'epoca. Sì. A me non me l'avevi chiesto. E quindi lo chiedo ad Arianna. Sì. Qual è la tua verità, Arianna? La mia verità... Oh mio Dio. Alex aveva risposto con una... cioè aveva stecchito, mi ricordo. La mia verità, cioè quella che io voglio il mio verbo che voglio diffondere agli altri, la o verità. Che cosa ho scoperto di recente? Ma probabilmente che cosa hai scoperto di recente. Arianna, qual è la tua verità? Sì, si faccia una domanda e si risponde. Infatti. Allora, no, un verbo che voglio diffondere è che non esiste un'unica verità. Mm-hmm. E ognuno ha la sua verità, anche uno stesso fatto non ha una sola verità, dipende dal punto di vista, ogni persona può avere dello stesso fatto una sua verità, quindi sentire sempre campane diverse. Che persona profonda, direi. Sì, lo so, ho 26 anni, sto invecchiando, bonkri. Guarda, visto che questa quest'ora insieme sta quasi... per terminando. Finire per terminando io, sta per terminando ovviamente. A me non me l'hai ancora chiesto qual è la mia verità, io ma l'ho non fatta... ce ne frega niente, okay. No vabbè, dai, a parte gli scherzi, qual è la tua verità, dai, che ci tiene a dirlo, dai, sentiamo. No, la conosci la mia verità, e non è una sarebbe? Frase mia, è una frase di Albert Einstein. Non la usi mai, guarda. Non l'hai mai nel usata. Mezzo delle difficoltà si c'era l'opportunità. Ma basta. E questa sarebbe la tua verità? Sì, è la mia verità. Perfetto. No, adesso io pensavo dicesse io non credo nei ruoli. Gay Day 2 è stata io pensavo che dicesse io non credo nei miracoli. Gay Day 2 è stata e la mia voglio la pace opportunità. Nel mondo. Gay Day 2 è stata la mia opportunità, è stata anche la tua opportunità, quindi assolutamente. Quindi non sputare sul piatto in cui mangi. Adesso noi scherziamo, questa puntata è stata anche un po' melanconica. Un po' melanconica, sì, è vero, perché comunque Gay Day 2 per noi rappresenta tantissimo. E mi sono reso conto che in te, lo posso dire tranquillamente, ho trovato non solo un amico,
Ma da non farmi piangere però. Dai, due lacrime stasera ci stanno, perché questa è la tua puntata e due lacrime le possiamo anche versare, direi. Per me, dai, smettete, la sto cercando di essere seria. Per me per me Marco non è solo un amico, è più di un amico, è più anche di un fratello. E non saprei proprio come descriverti, sei una persona fantastica. Mi hai dato l'opportunità non solo di entrare nella tua vita, non solo di entrare alla Gay Day 2, ma di entrare nel tuo cuore. E quindi per questo ti ringrazio e ne sarò sempre, sempre felice. E io ricambierò sempre tutto l'affetto che mi dai ogni giorno e me lo dimostri. Adesso puoi anche piangere volendo. No, io momento verità. Io credo, anzi sono di per certo che non, anche se avessi perso la scommessa te l'avrei fatta condurre. Lo so, non avevo perché, dubbi. Perché se Gay Day 2 è arrivato a questo punto, e soprattutto credo che da solo non ce l'avrei mai fatta. Perché sono arrivato a un momento di Gay Day 2 in cui era un mio profondo cambiamento, in cui avevo bisogno di qualcuno che credesse nelle mie stesse cose. E con te condivido tutto, e quindi tranne il sesso. E, però il letto a volte lo condividiamo. Il letto a volte lo condividiamo. E ragazzi, quindi, che brutte scene. E quindi, e insomma, devi vedere in che posizioni ci addormentiamo. Ecco, grazie. Quindi, e quindi insomma, sei la mia anima gemella, appunto. Grazie, amore. Bene, allora. Ma avete qualche Kleenex? Mi piace la giochina. Giochina. Io direi però leggi i commenti perché sono bellissimi. Adesso capisco. Non piangere. Aspetta, io adesso capisco cosa vuol dire essere da questa parte del tavolo, perché a parte che sto sudando tantissimo. Hai visto? E non so se si sente la puzza. Sì, si sente un po' la puzza. Ma meno male che non si sente via radio, ragazzi, perché qua oggi già è una giornata caldissima e fa un caldo bestiale. Qui dentro è un questo amore è ancora, una camera, ragazzi. Quindi capisco adesso Marco. E meno male, non potrai più farmi battute sul sudore. Esatto. Adesso leggiamo gli ultimi commenti. E poi che dici? Parliamo degli eventi di questa settimana. Sì, esatto. Allora, ci scrive non Serena. Non spruzzargli il deodorante, spruzzami. No, smettila. Ci scrive Serena. Avete sentito il rumore del deodorante? Bocca. Comunque è entrato in bocca il deodorante. Va bene, l'unica cosa che ti può entrare in bocca, tesoro. Sì. Va grazie bene. Posso diventare una draga adesso, dopo questa cosa. Gina scrive che non mi possano vedere, forse è un bene. Serena scrive, ma sta già finendo l'ora migliore della mia della mia giornata. Marco è morto. Marco, stai bene? Vuoi un po' di birra? Vuoi prendere? Ho fatto una cosa di tosse, ma ha fatto male, non lo so perché, il pisello. Non lo so, è collegato. Dopo mesi ha preso qualcosa in bocca. Appunto. Madonna mia, mi fa male il pisello veramente. Comunque dicevo, a parte il tuo egocentrismo, ma Serena, ma sta già finendo l'ora migliore della mia giornata, grazie Serena. Ci scrivono anche in chat, Gabriele, che tenero boncri, grazie. Direi che possiamo parlare degli eventi di questa settimana. Partiamo con giovedì sera con il rumore che fa la Peri Pride. Venite, mi raccomando. Assolutamente sì, anche perché c'è il DJ del Quiver che suona, Virus. Noi non lo conosciamo, quindi... però mi dicono che è molto bravo. No, è un gran tesoro e sicuramente ci sta ascoltando. Io voglio anche bene. Vieni. Io esco dal lavoro e mi trovate. È il compleanno del proprietario, insomma, quindi il buffet è anche gratuito. Venite solo a prendere da bere, insomma, ragazzi. Allee. Ci trovate tutti quanti lì. Noi mandiamo un UBH al il rumore nostro... che sappiamo dove si trova, ricordiamo. In via Bonelli numero 8, se non sbaglio. Ok, comunque una vietta molto piccola, lo trovate. Rumore. Zona Quadrilatero. Ok. Poi ricordiamo l'appuntamento invece venerdì sera al Green Box, zona San Salvario, via Sant'Anselmo, se non sbaglio 25. 23 mi pare. 23-25, comunque in quella zona lì, zona San Salvario, abbiamo la serata Miss Drag Queen Piemonte, le selezioni, questa è la seconda settimana. Sì, esatto. Poi ci sarà il ripescaggio al Queen Forever Disco Club sabato sera dalle 23.30 in poi in via Principessa Clotilde 82, se non sbaglio. Ci sono ovviamente Davide e Natalia Padroni che ci aspettano.
Poi prima però di andare in discoteca vi ricordo l'appuntamento con Gibilterra dalle 19 alle 20, che questa settimana, Darianna, qual è il tema? Parliamo di Pride. Parliamo di Pride, ricordiamo anche come poterci ascoltare. Andare su rbe.it, rbe con la bb di, con la bb. Di Bologna. Bene. Che, poverina, è stata anche quella terremotata. Sì, non avrei usato questa città. No, vabbè, magari di Brindisi. Brindisi. Ecco, di male in di peggio. Berry. Di male in peggio. Quindi sì, su rbe.it andate on air e ci trovate. Dalle 19 alle 20 sabato. Pagina Facebook, facebook.com gibilterra.rbe. Esatto. E poi ovviamente domenica ci trovate al Quiver, che questa settimana... Esattamente, questa settimana... È già al Cacao. È già, perché... è al già al Cacao, abbiamo fatto una bellissima inaugurazione domenica scorsa, adesso la riproponiamo questa domenica, ma la cosa più importante è che dovete venire domani, mercoledì, a mezzogiorno, al Circolo dei Lettori in via Bogino 9, ci trovate sia me che Boncri a firmare le cartoline per l'iniziativa. Iniziativa che riposteremo, abbiamo già postato sulla pagina Facebook, ma riposteremo. Vorrei, ma non posso sposarmi, e quindi invieremo tutte le cartoline che voi ci firmerete durante o domani mattina oppure durante le serate targate Quiver, le invieremo tutte a Giorgio Napolitano, e quindi insomma mandiamo comunque un messaggio. Perfetto, quindi il primo appuntamento è quello di domani, ci trovate da domani lì. In poi tutta da la domani. Settimana mercoledì Circolo dei Lettori, giovedì Rumore, venerdì Green Box, sabato abbiamo Gibilterra più il Queen Forever, e la domenica Quiver. E poi dicono che poi dicono che a Torino non c'è niente da fare, e poi dite che duriamo solo il martedì. Ma caspita, è martedì che dici? Ah, ok. E lunedì? Ma scusa tesoro, cioè, lunedì c'è la Clerici. No, è lunedì pausa, chiusi come le parrucchiere. Posso dire, poi fai la tua chiusura, posso dire solo una cosa? Assolutamente. Voglio ringraziare pubblicamente anche Alex, perché insomma lui è una delle persone, che è uno dei nostri ascoltatori, che si è poi materializzato e abbiamo aiutato in un qualche modo a venir insomma ad accettare un suo cambiamento nella vita, e ci sta dando una mano prestandoci la sua soave, bellissima voce. Che e cambiamento ci fa... scusa? Nel senso che si è tenuti i capelli. Nel senso che brava. Si è tenuti i capelli. No, vabbè. E invece volevo ringraziare Darianna, perché io credo che Gibilterra senza il suo supporto anche quello... Perché io porto l'addizione un po' nel mondo. Però porti l'addizione, poi è proprio bella. A parte che è bella, sì, ma poi bella. È uno degli anelli forti insieme a Max, insieme a Boncri, insieme a Fabrizio, insieme a Giulia, Ken e Susanna di Gibilterra. Ma tra un anno ci faremo anche noi le dichiarazioni da microfono a microfono. Sì, e poi piangiamo tantissimo. Piangiamo anche tanto. Ho bisogno di un Kleenex. E soprattutto, ripeto, ringrazio i miei ascoltatori, perché senza di voi Gay Day 2 non esisterebbe. Perfetto. Io vivo per voi. Grazie. Grazie Marco. Allora io leggerei per ultimo solo i commenti del sondaggio. Okay. Scrive Gina: Darianna e Alex, ma come si fa a giudicare e scegliere? Insomma, beh, noi ci siamo, eh? Ma infatti, bravi, bravi, ma tanto ve ne andrete molto, molto presto, quindi non ci interessa. Nedad scrive: Boncri, grazie, la novità ci piace. Strano. Ivi scrive: siete favolosi entrambi. Alfredo, la nostra drag, che da un po' che non si fa sentire. Che salutiamo, che quando vuole chiamarci può chiamarci. Può chiamarci anche quando vuole. Marco è più fenomeno da baraccone, è un personaggio, capisci? Vincenzo Lovermi: Marco, perché se non impugna il microfono, tra virgolette, da mesi, con la bocca non sbaglia mai. Serena, senza entrambi, e Alex non sarebbe questa fantastica radio. Poi vabbè, l'ultimo grazie. Di Manuela: diciamo che Marco è speaker dentro, non riesce a stare zitto neanche un secondo, e lo sappiamo molto bene. Wow, 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 comunque siete fantastici tutte e due. Io ringrazio Darianna per essere venuta qua stasera. Grazie che, a te, Bonfri. Oltre a Marco, collaborare con Alex. Me, perché tu, io faccio anch'io parte di Gibilterra, quindi collaboro anch'io con voi. Secondo me sei una... Per me sei una grande amica. In questi mesi... Tramite il nostro lavoro, tramite il nostro lavoro abbiamo anche avuto possibilità di conoscerci meglio, e io so già di volerti tanto bene. Vuoi anche bene le mie enormi tette, dillo, ammettilo. Beh, enormi. Vogliamo molto bene ad Arianna, è la nostra lesbica preferita. Sì. Loro si sentono grandi comunque, vorrei dirlo, come io mi sento altissima. E poi comunque per me è un onore avere la vicepresidentessa di Arcigay Torino qui. Ricordiamo la sede?
E in via Cesare Balbo 10/D. Gruppo Giovani la domenica. Tutti i ragazzi che ci ascoltano sono caldamente invitati a venire alle 17, alle ore 17 la domenica. 16:30 e trovate Darianna in carne. E poi ringrazio anche Alex. Grazie, che oltre ad essere un cantante fantastico e spero favalloso e spero che farai successo, sei anche un grande amico. Ringrazio ancora Marco, penso di aver detto già abbastanza e con questo io vi saluto e vi dico che Gay Day 2 è come sempre la vostra famiglia, è nata dall'amore Gay Day 2 e finirà sempre con tanto amore. Un bacione, a martedì prossimo. Siamo prossima settimana conduco io. Ciao.